Bene, ci eravamo lasciati con le sfide della pausa caffè. Vediamo di cosa si tratta di preciso. Sembrerebbe, a vedersi così, una sfida dedicata al drift. Infatti qua si dice in derapata. E vediamo un po'. Ho saputo che il drifting in Gran Turismo 6 è molto più difficile rispetto a quello di Gran Turismo 5. Forse questo dipende anche dal fatto che il sistema, la fisica è comunque cambiata. Ed essendo magari più realista, realistica, è aumentata anche la difficoltà nel driftare. Allora, vabbè, non si può modificare più o meno praticamente nulla. Vediamo un po' cosa riesco a combinare. La Silvia è un'auto che si presta per il drift sicuramente. Un bronzo, ma un bronzo proprio risicato. In effetti è molto, ma molto più difficile. Forse tra l'altro io ero abituato con le Comfort Tour di solito a driftare. Con le morbide sembrerebbe. Un pochino meglio, quasi oro, però vabbè. Ci si deve abituare sicuramente. È molto diverso rispetto a Gran Turismo 5. Però divertente. Io sto giocando tra l'altro con il DualShock 3 e sicuramente con il volante sarà molto, ma molto più difficile driftare correttamente, soprattutto più impegnativo. Mi immagino le sudate. Allora, questa invece si parla ancora di coni. Ok, quindi una gara in cui devi ottenere il miglior tempo sul giro senza dimenticare di abbattere tutti i coni. Ah, quindi devo per forza abbatterli tutti oltre a cercare di ottenere il miglior tempo. Wow. Vediamo cosa riesco a fare. Beh, penso che il percorso sia obbligato in questo caso. Con una Ferrari? Ho visto male? Eh sì, una Ferrari. Quindi è tutto al di fuori che semplice. Vediamo un po'. Allora. Ok, non ho visto tra l'altro il tempo che ho fatto. Lo ritento, ma sinceramente non so in quanti tentativi ce la farò.
Ovviamente. Ce l'avrei anche fatta a prendere l'oro, purtroppo. Ne ho saltato uno. Ultimo tentativo, poi vabbè. Comunque il succo del discorso si è capito. Ok, e dai. Tra l'altro ho messo l'auto senza TCS e bastava che sfuggisse un po' il dito sul gas e ci si girava. Però dai, divertente. Particolare. Queste cose non c'erano in Gran Turismo 5, devo dire che comunque fanno piacere. Al di là che siano, diciamo, delle sciocchezze, però fanno comunque divertire. No, il drifting c'era in Gran Turismo 5 ed è giusto che sia stato introdotto perlomeno sotto forma di sfida pausa caffè. Allora, vediamo. Poi ci sono le gare monomarca. Gare monomarca per BMW Serie 1 che ho vinto. Honda Civic che non ho. E Roadster che si accetta solo le MX5 e così via non ho. Quindi vabbè, volendo per la BMW potrei fare qualcosa. Vediamo un po' le patenti. Quasi quasi mi ci butterei nelle patenti. Oppure le lascio ancora un pochino in sospeso e vado a cercare di fare qualche gara. Serie sportive turbo. MR, 4WD. Beh, ce ne sono molte. Allora, vediamo un po'. Serie sportive turbo. Sinceramente non so. No, dovrei avere sicuramente qualche auto turbo. La Clio, la Subaru, vediamo dai, utilizzerei ancora la Subaru. Sportive morbide o inferiore, 550 punti prestazione. Penso sia fattibile. Vedo un po' cosa riesco a fare. Allora, la Subaru l'ho sfruttata. Diciamo che non l'ho comprata inutilmente per le gare monomarca, ma l'ho utilizzata anche per queste altre gare. Ok, Deep Forest. Quindi circuito che si conosce abbastanza, che conosco abbastanza. E adesso le auto in pista sono 10, ci mette un pochino di più a caricarle. Però è comunque abbastanza rapido.
dai, ma si è fermata praticamente. Ok, tra l'altro mi ero accorto solo alla fine del primo giro che erano solo due giri, pensavo fossero tre. E in realtà pensavo di far fatica a raggiungere la RX-7, ma poi me la sono trovata praticamente ferma. Non capisco veramente il comportamento dell'intelligenza artificiale alcune volte. Quando sono ben distanziati, sembra che rallentino apposta per farsi raggiungere. Poi una volta che si è sorpassato, o quantomeno che si è sorpassato il primo in classifica, tentano di riprenderti, ma cioè, secondo me sarebbe più giusto se mantenessero il ritmo costante. Probabilmente l'RX-7 avrei fatto fatica a raggiungerlo, magari non l'avrei raggiunta. Non riesco a capire veramente perché certe volte rallentino così tanto. Comunque l'auto mi sembra abbastanza giusta come a livello di potenza, anche perché comunque i giri erano soltanto due, Deep Forest. Adesso Trial Mountain, che credo sia più o meno della stessa distanza. E saranno due giri anche qui, infatti sono due giri e quindi penso di tenere la stessa potenza. Poi queste, ripeto, questi sono tracciati che conosco bene perché erano presenti già in Gran Turismo 5, erano presenti nei vecchi capitoli di GT e quindi a regola è più difficile che io faccia errori, è più facile che vada un pochino più veloce rispetto ai tracciati nuovi, dove mi vedrete sicuramente spesso fare degli errori.
Ok, anche questa è andata. Bene. Perlomeno in questo ho fatto una figura un po' meno pessima rispetto alle gare che ho fatto precedentemente. Anche se devo dire che con l'Alpine della scorsa volta ero molto svantaggiato. Allora, questa era la seconda. La terza mi sembra di aver visto Spa. Stupendo. Se sono due giri, sarà sicura. Sì, due giri a Spa, beh, penso di farcela tranquillamente a vincere, perché comunque anche Spa è un tracciato sul quale ho corso molto spesso e che mi piace un sacco, e di conseguenza lo conosco abbastanza bene. Poi vabbè, tra dire di conoscerlo abbastanza bene e dire di andare forte, c'è una bella differenza. Di sicuro lo conosco rispetto ai tracciati nuovi. E poi è molto, essendo molto lungo, oltre 7 km, no, 7 km precisi, c'è anche più tempo per raggiungerlo, ovviamente, per raggiungere gli avversari. Ok.